Ragazzi, ben ritrovati sul canale con No Man's Sky. Ricominciamo col botto. Una volta uscito dal monolito incredibile dell'Atlante, come ci aspettavamo, questi cazzo di pirati mi attendevano per combattere. Fortunatamente il laser... Ok, un attimino di tranquillità. Il laser ci dà la possibilità di tracciare il nemico ed è piuttosto semplice da usare e in più è anche piuttosto potente, quindi ne ho tirate giù, come vi ricordate erano 11, adesso ne ho tirate giù un po'. Il problema è che le devo attirare uno a uno e ho poco zinco. Tutte volte che uccidiamo troviamo il carico dei nemici che abbiamo buttato giù. Ottima cosa, direi. Il problema è che sono tanti, tanti, tanti. Ingaggiamo questo. Vedete? Ottimo. Per fortuna che ho craftato quella ricarica rapida. Mi permette di sparare molto più velocemente, però porca troia. Dai! Ok, uno è andato. Lo sto andando anch'io, ragazzi. Se avessi più zinco sarebbe una battaglia semplicissima. Devi andare a fanculo, eh. Io spero che siano pirati, magari. Sicuramente stanno attaccando una nave mercantile, vogliono il carico. Crepa, bastardo. Non si fotte col mio laser. Ok, ho già un'arma preferita, per quanto riguarda il dogfight. Cazzo! Mi ha fatto un male incredibile, c'ha il laser anche lui. Non ne ho, è inutile che mi dici di... Non ne ho. Ma questi qua non è che mi danno zinco. No. No, Tannium. Figa, ne mancano 5, porca troia, se avessi avuto un po' più di... Che siamo lontani. Ok! Andiamo alla base. Ferma, cazzo! Andiamo alla stazione spaziale, vendiamo, compriamo e poi spacchiamo il culo a questi qua. E mo so cazzi, cari miei pirati della ceppa. Sono tornato. Sì, di merda. Ci sparano. Sì. Vai già a fuoco, bastardo. Sei nel mio mirino. Ciao. Cazzo. Fortuna che ho comprato tanto zinco. Cazzo, dov'è? No, ragazzi, vi giuro che ne ho comprato... Mi sono sbagliato, allora. Pensavo di averne comprato un bordello. Sto di merda, vieni qua. Ma scusa, se uso questi... Eh beh, anche questi li senti, amore. Mancano 4 navi, però. Cazzo. Cazzo, scudo disattivato! No! No! Ho fatto una bordellata incredibile, ho fatto! Porca puttana! Ma quanto sarò deficiente? Torna al punto in cui sei morto per recuperare l'inventario. Ma che cazzo è Dark Souls? Quindi non ho nulla? Non ci credo. I soldi me li ha lasciati, però. È quello là il mio inventario.
No, ragazzi, porca troia, ho fatto una cazzata qua dal venditore. Pensavo di star comprando una valanga di zinco, invece ne stavo prendendo a unità. E comunque vedete che questa è una specie diversa, eh. Questo fa capire che comunque io pensavo fosse tutto inerente a questo Atlante e ai Jack, quelli che sono, invece è una delle tante razze che vedremo. Ogni sistema solare c'ha la sua, giustamente. Mi devi dare dello zinco, tesoro. Come cazzo faccio? Acquista uno per 51 unità. Come faccio? Ah, di qua. È comunque pochissimo. Acquista. Ok, ho comprato tutto lo zinco che ha. Dai, te, con la navetta dei Lego. Dimmi che è dello zinco. Oddio, sono tutti fatti così. Questo c'ha la maschera come la mia, eh? Infatti è una lingua che non conosciamo. Acquista. Non mi frega niente a tornare, fa cagare. Zinco, devi darmelo tutto. E dai, però, tieni schiacciato. Ok, tanto costa meno. I soldi ne abbiamo. Ciao, bello. Te con l'X-Wing della mutua. Ho Zestin, ho Ozzy Osbourne. Dai, cazzo. Veramente c'hanno tutti sto feticismo per vendere le astronavi che sembra che non ci dormano la notte. Beh, questo qua è praticamente il furgone di Scooby-Doo. Missione spaziale. Oddio. C'è il monitor in testa. È un capo scienziato. Sei stronzo che me lo fai pagare così tanto? Ma perché me lo fai pagare così tanto, pezzo di merda? Che vaffanculo. Brutto bug ho visto. Fermo, fermo, che cazzo è? Cosa sta succedendo? Tomba. Ma c'è qualcosa che mi attira, non mi lascia andare. Impazzito, sto gioco. No, che cazzo sei? Sei imballato il gioco, porca puttana. Non riesco più a scastrarmi da... Oh mio Dio, ma cosa sto vedendo? Ma che cazzo è sta merda? Mi sono incastrato dentro l'Atlante, ma si può? Posso essere così sfigato io nel mondo? Non riesco più a uscire. Sì, però questa non è una cosa bella, eh. Ho perso la possibilità di combattere contro quelli là. Non li vedo più. Oddio. Non posso atterrare perché non è una cosa fisica, questa roba qui. Solo se entri dalla porta d'ingresso te la rende. Proviamo ad andare qua. Non ci vado. Non posso andarci. Dai. Lo stava attivando. Proviamo.
Taci che forse sono uscito. Della merda. Sarai stronzo. Ecco, mirami la mia tomba, va. Quindi la battaglia è stata persa? Porca puttana, no, vedi che sto recuperando le cose. Sì, però vaffanculo, dai, vaffanculo. Per colpa di quella merda di venditore che mi ha dato 4 ram, 4 zinco in croce. Cazzo, cioè ne ho fatte fuori 11, ne ho fatte fuori 6. Abbiamo diversi punti da andare a visionare, però il discorso è. Anomalia rilevata, un'altra. Ah, guarda. Via per il centro della galassia. Boh, questo è lo scopo finale del gioco. Che tra l'altro è. Lasciamo perdere. La distanza. Modalità esplorazione libera. Punto di navigazione che ci manderebbe qui. Cioè ci manderebbe su questa. Porca troia che palle però. Qua. Che non si capisce che cosa vogliano. Mentre invece. Interfaccia dell'Atlante ci manda da un'altra di quelle piramidi, immagino. Che è lontanissimo, ragazzi. Guarda che giro che ci fa fare. 238 anni luce. Non possiamo andarci se non facciamo varie tappe. Beh, signori miei, io non so se sia un caso o se appunto questi eventi respawnano o magari perché io l'ho fallito prima, quindi è normale che sia tornato. Però, ragazzi, adesso sono molto pronto. Ho tante piastre protettive. Ho tanto zinco. Vaffanculo. Questo episodio è dedicato al dogfight. Ed è dedicato a spaccare il culo a questi pirati. Porca puttana, il danno. Figli di puttana. Figli di puttana. Me la faccio pagare. Quante sono? 5, sono meno. Sono meno, ragazzi. Forse perché. Appunto, riprende da dove eravamo prima, però. Non proprio dall'inizio, dato che non li avevamo distrutti tutti, ma comunque più di metà. Boh, ciao zio! Cazzo, comunque ce ne sono alcuni che hanno il laser. Mi fanno un male incredibile. Ah, you're in my sight. Arrivano, colpi, che arrivano, pezzo di merda. Addio, mi curo. Dai, cazzo. Godo. Comunque anche il ferro va bene per lo scudo, io lo vendo sempre, il ferro. Non lo raccolgo mai, ho fatto male. Proprio morto da coglione. Comunque mi ha stupito il fatto che sia strutturato alla Dark Souls. Una volta morto devi tornare a riprenderti, diciamo, le tue anime. Per fortuna che non si perdono i soldi, perché sennò vacca puttana. Dove cazzo stai di casa tu? Pezzo di merda. Vieni. Oh, da dove mi stai colpendo? Devo passare qua in mezzo per fare il figo. Oh, t'ho visto. Sei mio. Tempo che fai manovra. Io ti dilanio. Godo, muori. Wow. Non hai trovato nulla. È vero che se vado vicino ai relitti che ho appena fatto fuori, trovo della robetta. Aspetta.
sai. Dove cazzo stai? Ma per avanti, dai. Guarda che ti fa il mirino della predizione. Invece il laser posso... Ma cosa sta succedendo? Laser posso andare tranquillo sul bersaglio. Godo. Bastardi, la vendetta vera. La reputazione tra i Korvax è migliorata. Allora, il nostro amico Atlante, che abbiamo capito adora palesarsi con queste strutture incredibili in giro per l'universo, ci chiede di andare a visitare questi luoghi su questo bel pianeta che dobbiamo rinominare, tra l'altro. Servizi online sono attivi. Gabbo di Square. Che bello, dai. E il pianeta è il Melagodo. Va bene, facciamo una roba del genere. Oh, così. Bene, ci prendiamo 7000 euro e dobbiamo raggiungere il pianeta Melagodo. Ok, signori, io direi che questo appuntamento lo lasciamo un po' più breve. Lo dedichiamo al dogfight, lo dedichiamo alla mia morte, lo dedichiamo a queste piccole novità che il titolo ci ha proposto finora. Nel prossimo appuntamento andiamo a stuprare il pianeta Melagodo, ok? Giriamo tutti gli empori, gli edifici abbandonati, vediamo quali misteri dovremo scoprire. Signori, io vi saluto e vi ringrazio sempre, ci vediamo alla prossima.